Giovedì 5 marzo ci troviamo a Loano per il workshop di Infoprogetto organizzato da Action Group Editore in collaborazione con l'Ordine degli Architetti della provincia di Savona. Si parla di contract e di interior design, la nuova sfida per la riqualificazione sostenibile di hotel e resort, ma abbiamo parlato anche di tanti altri temi. Vediamo i contributi che abbiamo raccolto. Bisogna, per capire cosa è cambiato oggi, fare un passo indietro di 10 anni. Semplicemente per determinare quello che è il punto di partenza delle normative attuali che hanno caratterizzato per la prima volta in modo organico e sistematico la tematica delle piscine. Parliamo dell'accordo Stato-Regioni del 2003 e del successivo accordo interregionale del 2004. Il primo ha fissato i caratteri fondamentali per la corretta gestione delle piscine in funzione di quelli che sono gli utenti primari, cioè gli utilizzatori. Non è un caso che la tematica sia una tematica sanitaria e non è secondario il fatto che questa tematica sanitaria trovi nell'acqua il suo elemento cardine. L'accordo interregionale ha determinato invece una sintesi delle operatività più razionali che avrebbero dovuto essere compiute dalle regioni nel tempo per poter dare una omogeneità comportamentale alle azioni di tutte le 21 realtà territoriali, cosa che onestamente è doloroso dirlo, ma è la realtà, non è avvenuta come si auspicava. Molte sono state le regioni che hanno operato. E per quanto riguarda la Regione Liguria, l'operatività è stata attraverso l'adozione di delibere di giunta, successive nel tempo e mirate per tipologia di destinazione d'uso delle piscine. Abbiamo avuto così in modo particolare due grossi ambiti, uno riservato all'ambiente turistico ricettivo, un altro invece per la parte condominiale. Hanno un po' fatto la parte del leone queste due realtà, anche perché rappresentano la quasi totalità degli aspetti presenti sul territorio regionale. Territorio regionale che è un bel territorio, ma soffre di quella che è la estrema vicinanza dei monti al mare e quindi difficili le realizzazioni operative di questi sistemi, che invece richiederebbero spazi ampi dove poter costruire in modo adeguato. Queste delibere si sono poi evolute nel tempo sino a giungere a quello che è l'attuale normativa regionale con le linee guida di indirizzo comportamentale che è stata adottata con la delibera 902 nel luglio del 2014. Questa delibera trova la sua radice in un precedente atto di 2 anni prima che aveva avuto il concorso di tutte le parti coinvolte, quindi gli organi pubblici, le parti sociali, i portatori di interesse e che insieme avevano collaborato alla stesura dell'atto stesso. Forse molto articolato, forse eccessivamente vincolante, però sicuramente, lo dico anche con un pizzico di presunzione se vogliamo, significativo per l'intero territorio nazionale. Oggi un piccolo passo indietro si è reso necessario perché quello che era il gruppo interregionale che presiedeva alla gestione e alla formazione delle nuove norme in materia si è di fatto momentaneamente autosospeso perché la revisione dell'accordo Stato-Regioni del 2003 non ha poi più proseguito nel tempo come invece era nelle intenzioni. E allora questo piccolo passo indietro di cui parlavo si è reso necessario per rendere omogenea quella che era la precedente delibera al contenuto della realtà in pratica. E questo è l'atto però che a partire da quest'anno gli organi di vigilanza prenderanno a riferimento per organizzare la sorveglianza, verificare le coerenze operative e gestire le proprie azioni in funzione della tutela della balneazione in piscina.